Amici di Safe Drive Motorsport, un nuovo appuntamento in studio, un appuntamento importante perché ritorniamo a parlare di rally, di campionato italiano rally nello specifico e di una delle eh, squadre che è maggiormente impegnata proprio in questa competizione, la nostra serie tricolore, grande tradizione naturalmente, però ovviamente anche tante grandi novità e tanto spazio ai giovani. Sì, perché Peugeot Sport Italia nello specifico eh, adotta costantemente, da anni, da, quasi da sempre mi viene da dire, questo tipo di politica e allora andiamo a scoprire quest'anno qual è l'equipaggio di punta proprio in questo senso. E non voglio rubare altro tempo perché vado subito a presentarvi. L'equipaggio che appunto per Peugeot Sport Italia è in Lizza del campionato italiano due ruote motrici. E quindi Tommaso Ciuffi, pilota, Nicola Gonnella, copilota. Buonasera, Buonasera a tutti. Buonasera Anche a tutti. se io preferisco naviga comunque, però copilota <ride> vabbè, lo dici perché siamo è corretti, diciamo nelle diciture attuali, però insomma non amo tantissimo questa cosa. E poi Giulio Marche, dal responsabile comunicazione Peugeot Italia. Benvenuto Giulio. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, eccoli qua, campionato italiano due ruote motrici. Eh, dopo, dobbiamo dirlo, una bellissima stagione nel trofeo Peugeot, top 208 competition, vinto naturalmente perché lo ricordiamo, è questa insomma, la, la politica di Peugeot, cioè andare a premiare ovviamente il vincitore del trofeo per poi consentirgli di passare al team ufficiale. Tommaso, direi una grande occasione. Meritata, no? perché questo è un percorso che si basa sui risultati e non su nessun altro discriminante. Diciamo. Ah, penso sia davvero una grande opportunità quella che mette in palio Peugeot eh, per tutti noi giovani. Noi l'anno scorso, nel 2018, abbiamo avuto l'occasione di, di, di vincere questo premio, che stiamo poi sfruttando quest'anno di essere in una squadra ufficiale che penso sia. Il top uh, de, de, del campionato italiano. Insomma, ovviamente per puntare in alto, crescere e, e porsi tanti obiettivi, eh, questa è una grande, una grande opportunità, Nicolò. Ehm, diciamo che io credo che poi fare un trofeo dove sai che sì, punti a vincere, è chiaro, vabbè, come tutti naturalmente, però sapere che dietro quella vittoria c'è cioè questo passaggio è un bello stimolo in più, eh. Ma sicuramente sì, è uno stimolo in più, soprattutto perché i trofei credo che servano a crescere tanto, sia a livello di equipaggio, che di esperienza, che di guida. Quindi non ti nascondo che riuscire a vincere un trofeo come quello che ha messo in palio Peugeot lo scorso anno e che mette in palio anche quest'anno è sicuramente un onore e non ti nascondo che comunque sia dopo la vittoria un po' di pressione l'abbiamo sentita, perché sapere che nel 2019, ovvero quest'anno, Mm, arrivi a correre in un team ufficiale non può che renderti orgoglioso. Insomma, quindi ti dice: Ah, oh, ho vinto, oh, però adesso, sì, così, però adesso più o meno. paradossalmente è più pressione Giulio. dopo quando hai vinto che non prima quando stai correndo per vincere. No? Beh, uno non è mai tranquillo così. però Giustamente, <ride> Giulio, allora parliamo un po'. I programmi Peugeot Sport Italia per quest'anno, quindi mi sono permesso di anticiparlo. Ovviamente, l'italiano ha due ruote motrici. Insomma, politica dei giovani. Mi sembra che in questo momento per Peugeot Sport Italia nel Rally l'obiettivo principale sia questo. È così? O sì, no? non è stato da tanto tempo perché. Peugeot è il marchio più corso, passatemi il termine, nel mondo dei rally italiani da sempre è la marca più rappresentata nelle gare di, che si disputano ogni weekend. Abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione ancor più sui giovani, focalizzando l'impegno nel mondo dell'ufficiale con appunto il nuovo equipaggio che è nato dal dalla vittoria del Peugeot Competition Top 2018, ma soprattutto investendo anche sui giovani in ambito Peugeot Competition, un trofeo promozionale della Casa del Leone che festeggia quest'anno i 40 anni dalla, dalla nascita, perché tutto è nato nel 1979, un dicembre eh, freddo del 1979, in cui i dirigenti all'epoca di Peugeot hanno deciso di mettere a terra un trofeo che valorizzasse quelle che erano le potenziali promesse del rallismo italiano e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, tante edizioni, l'evoluzione anche di quello che era il, il trofeo che si chiamava inizialmente Peugeot Rally in Peugeot Competition. Festeggiamo appunto un, un obiettivo molto importante e soprattutto quest'anno, l'hai fatto notare prima quando hai fatto l'affermazione, focalizziamo l'attenzione sui rally, senza, sui giovani, senza dimenticare però una delle nostre colonne importanti che è Paolo Andreucci 11 volte campione italiano Rally, che non abbiamo rottamato come, ahimè, no, è usanza scherzi. ultimamente, anzi, l'abbiamo valorizzato. l'abbiamo per i prossimi 30 anni: cosa rottamiamo. Esatto. Eh, 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 ecco. Abbiamo deciso di rivestirlo da un, in un, posso dire, con una figura eh, diversa in termini di tutor, di coach, come vogliamo definirlo, per dar supporto ehm, attivo in occasione delle singole gare, dei nostri piloti ufficiali, ma anche dei tanti piloti che corrono con la Peugeot nei vari weekend per quello che è il trofeo Peugeot Competition. Appunto. Tommaso... Uh, approfitto di questo giusto accenno, ma fondamentale, fatto da, eh, da Giulio in questo caso. Um, come pilota come ti senti tu caratterialmente? Cioè, riesci ad ascoltare, fai magari un po' più fatica? Perché insomma la mentalità del pilota è abbastanza particolare, deve essere così: molto individualista, naturalmente. Perché qui. Faccio sì. una premessa. Mai, premessa, ma è non, non, un... non lo devi aiutare. No, no, no attenzione no. perché per pubblico... gli fa la domanda brutta, no. vengo, dai. Per il pubblico oh. è importante sapere che è, è toscano come tutto. Andreucci. Ah. Go, Quindi scusi. è già lui. È toscano come Andreucci. Uh -huh. okay. Quindi è un elemento da tenere in considerazione. Va bene, considerando che sei toscano come Andreucci, eh, conosciamo il calate. No, sto scherzando mentre Di Paolo. Eh, no, ma abbiamo fatto una premessa lunga, un po' per buttarla sullo scherzo, ovviamente. Però è chiaro insomma, che il ruolo di Paolo è questo, cioè comunque dare una mano a voi, seguire i ragazzi del, del trofeo per cercare di insomma, facilitare la vostra crescita, diciamo così, dal tuo veramente... punto di vista, come la vedi, come la vivi questa cosa. Ah, sì, avere sincero, avere eh. a fianco Paolo penso sia veramente un onore, comunque 11 volte campione italiano Paolo Andreucci, poi come avete detto voi toscano come me, quindi penso sia davvero... Una la ciliegina sulla torta ah, pensavo un derby continuo. <ride> no, no, anzi, Paolo ci sta veramente aiutando tantissimo anche durante i test, durante le gare ci sta veramente aiutando a crescere. e Noi cerchere, cerchiamo cercheremo di, di sfruttarlo al massimo per seguirlo eh, in tutti i suoi consigli, in, tutti, in tutte le sue rimproveri anche perché magari ci, ci sono stati anche Posso? quelli so perché? Ehm... Adesso stiamo affrontando la cosa in termini un po' generici, però magari a casa, soprattutto chi sì, è appassionato di motori, però magari proprio il rally non lo conosce benissimo in tutte le sue sfumature, si starà chiedendo sì, vabbè. Ma che cosa gli dice? Di che cosa parlano fondamentalmente? Cioè gli argomenti quali sono? La scelta delle gomme, l'assetto. Gli argomenti. Hai fatto colazione stamattina? Non lo so. Gli argomenti ce ne sono veramente tantissimi. Ce eh, gli dire, Infatti... a piacere, dai questo. Sono... <ride> durante i test, sicuramente lavoriamo sul setup della macchina, sul, sulle gomme Pirelli, che comunque sono sempre fondamentali durante le nostre gare e Paolo come ho detto prima ci aiuta veramente in tutto, quindi principalmente nel setup della macchina ma anche consigli che ci può dare lui, magari su quella curva scivola un po' di più, stai attento, insomma tante varie cose che ci fanno crescere e ci, fanno, e ci aiutano molto. Se La sei cavata bene, però hai detto la parola rimproveri, su quella rimango curioso, ma attenzione perché adesso ci dobbiamo prendere una piccola pausa. In realtà arrivano le news dai campi di gara, appunto una piccola pausa, ma restate lì perché poi dobbiamo creare ancora questa cosa con i ragazzi di Peugeot Dopo l'apertura con il Rally 1000 miglia, il campionato italiano VRC prosegue con la 52esima edizione del Rally Elba. Al via della gara organizzata da Aci Livorno Sport si presentano ben 72 equipaggi, che saranno successivamente impegnati in un percorso di 330 km, dei quali 120 suddivisi in otto prove speciali. Oltre a questo, il Rally Elba mette in palio un punteggio maggiorato, in base al coefficiente di 1,5. Nelle prime battute, Luca Pedersoli, vincitore della Mille Miglia, appare in difficoltà. Tra quelli che invece trovano subito un buon ritmo annoveriamo Corrado Fontana, Marco Signor e Simone Miele. La gara è combattuta sul filo dei secondi ma nella penultima prova speciale Fontana commette un errore finendo KO. È volata finale e la spuntano Simone Miele e Roberto Mometti con la Citroën di S3 WRC della GS Promotion, con un vantaggio di 3 secondi e 7 decimi nei confronti di Marco Signor e Patrick Bernardi in gara con la Ford Fiesta VRC del Sama Racing. Luca Pedersoli e Anna Tommasi limitano i danni portando a casa un terzo posto molto prezioso in ottica di campionato con la loro Citroën di S3 WRC. Il neonato campionato italiano TCR di SG Endurance ha preso il via dall'autodromo di Monza con un ottimo numero di partecipanti e raccogliendo subito un grande interesse da parte di pubblico e addetti ai lavori. La prima gara della stagione ha registrato il successo di Giovanni e Alessandro Altoè sulla Cupra TCR della Scuderia del Girasole. L'equipaggio, composto dal campione europeo e italiano TCR DSG, insieme al nipote Alessandro, ha avuto la meglio su tre volte vincitore della 24 ore di Le Mans, Dindo Capello. In gara, questa volta con il gentleman driver Nicola Guida con l'Audi RS3 LMS TCR, anche in questo caso della scuderia Girasole. Lo stesso team ha monopolizzato il podio grazie a Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli, terzi con la loro Cupra TCR. Ben ritrovati, amici di Safe Drive Motorsport, appassionati di Rally magari in particolare, visto che di quello stiamo parlando in questa occasione. Peugeot Sport Italia, campionato italiano due ruote e motrici con Tommaso Ciuffi, Nicola Gonnella e naturalmente in studio anche Giulio Marc d'Albertone. Per chi ha seguito la prima parte chi non l'ha fatto, pazienza, no, io vi spiego breve, 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 brevemente, stavamo parlando del supporto di Paolo Andreucci ufficialmente nella squadra Peugeot come eh, coach tutor, insomma una figura così a 360 gradi come lui è in grado ovviamente di essere, eh, Tommaso stavamo dicendo, insomma no, vi aiuta nella scelta eh, del setup, nella... Insomma nelle considerazioni no? che poi coinvolgono appunto a 360 gradi ogni gara però tu prima hai usato il termine rimproveri e poi hai girato bellamente largo e proprio <ride> sei stato lontano, non, non hai tagliato la curva per niente hai fatto tonda tonda tonda, rimproveri e perché? Il rimprovero mi riaggancio a, a un piccolo frammento che è accaduto al rally del Ciocco che stavamo... Alzando un po' troppo il ritmo, e siccome avevamo un bel vantaggio sul nostro diretto avversario, Paolo mi ha detto: Guarda, che dobbiamo rallentare un po', anche se vinciamo con soli 10 secondi, eh, ma va bene uguale. Quindi, noi avevamo un bel po' di vantaggio e nella seconda parte della gara abbiamo gestito, gestito un pochino di più, e abbassando un po' il, il, il passo per poi portare a casa la vittoria, che così è avvenuta al rally del Ciocco quando te l'ha detto come l'hai presa? E Ma detto, eh, no, sinceramente, sinceramente no, l'ho ascoltato. Ma eh, no, su... che l'hai ascoltato lo so però tu. No, l'ho preso sul serio perché comunque quando Paolo dice una cosa non è mai a caso. Quindi eh, va ascoltato e lo abbiamo ascoltato sia io che Nicolò e nell'ultimo giro di, 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 di prove abbiamo, abbiamo cercato di... di di mettere in pratica quello che Paolo ci aveva detto. Nicolò, anche perché se poi tu continui invece a spingere e magari fai un guaio, esatto. poi gliela spingi tu. Eh, Paolo, esatto. eh? No, beh, diciamo che mi riaggancio un po' al discorso di prima, che secondo me da pilota non è mai facile prendere consigli da un altro pilota, perché ognuno ha la propria mentalità, però è naturale che quando si ha a che fare con un pilota, una persona con così tanta esperienza, si può rubare qualsiasi cosa. E non ti nascondo che abbiamo rubato tanto da Paolo, mh, soprattutto al Ciocco, e lo faremo ancora in tutto il resto del campionato. E sì, mh, il consiglio di Paolo penso sia stato fondamentale, perché abbassare il ritmo in determinate situazioni è importante, perché l'errore è dietro l'angolo, e evitare di commetterlo per compromettere un risultato importante, come quello che è stato al Ciocco, direi che è fondamentale. Quindi un ringraziamento va anche a Paolo. Sì, perché uno delle, degli aspetti più importanti e più forse anche delicati è l'aspetto strategico. Perché eh, ad essere veloci più o meno ci si può arrivare: sì. macchina, preparazione atletica, setup della vettura stessa. Poi l'elemento importante che Paolo, anche personalmente, mi ha insegnato è la strategia di gara da tenere dall'inizio alla fine del campionato. Quindi, non solo la specifica appuntamento del Ciocco, Sanremo o quant'altro. È il riuscire a bilanciare correttamente quello che è la pressione che si vuole dare anche sui concorrenti in modo tale da mh, consolidare il vantaggio. Perché, ad esempio, al cioco hanno iniziato subito con un vantaggio di una ventina di secondi, sì. poi mh, pur calando come ritmo hanno chiuso a 40 secondi sul secondo. Quindi, nonostante tutto, la performance c'è stata. E la difficoltà alcune volte è decidere di mollare leggermente, pur di portare la macchina al, al traguardo nella posizione in cui si è. E non è una cosa semplice, non è una cosa banale. E Paolo, sotto questo punto di vista, sta facendo un, un lavoro, un'attività che eh, abbraccia anche questo ambito qui. E quindi ehm, credo e spero che venga apprezzato da loro, ma anche dai tanti altri piloti del competition con cui ha avuto occasione di parlare e avrà occasione di parlare nel corso della stagione. Tommaso, um, due ruote motrici, no? Campionato mi sembra interessante. Vai, eh, competitor. Ho l'impressione anche che insomma, no? vivremo, una, vivremo una bella stagione. Mi sembra un bello obiettivo, sì, senz'altro. Il campionato delle ruote motrici sarà eh, come abbiamo già visto: sarà un bello agguerrito. Abbiamo vari diretti avversari con Peugeot e con Ford Fiesta che quest'anno hanno debuttato. Nel campionato italiano delle automotrici, e abbiamo visto che, che comunque ce la possiamo lottare sia con, con tutte e due le vetture. E quindi vediamo, dai, noi siamo, siamo belli concentrati anche nelle prossime gare, eh, che comunque la nostra FIDO Peugeot 208 R2 è che è una bellissima macchina, quindi siamo, siamo pronti per le prossime gare. Una bellissima macchina, iper collaudata diciamo, insomma, dopo vabbè, adesso direi l'altro termine affidabile, me lo tengo per me, che poi quando dici queste cose è sempre un, un disastro, appunto. No, ma l'ho detto per me. Ok, io... Eh, è una cosa mia, non è... Io lo Non è che c'è una cosa generica, cioè oggi c'è il sole, però non sai so se dopo viene a piovere. Poi e... in realtà eh, la storia sì. ci dice che è una macchina affidabile, sì, oltre ad essere competitiva no, è lo adesso... è. poi Capitano i scherzi, è una cosa, insomma, va, va riconosciuto, va riconosciuto assolutamente questo aspetto. Nicolò, una domanda per te, perché giustamente abbiamo parlato di, di Paolo Andreucci, però eh, come lo stesso Paolo ha giustamente, lo sanno tutti, ma lui l'ha voluto sottolineare costantemente, lui ha sempre detto, io senza Anna a mio fianco probabilmente tutte queste vittorie in questi anni, non so, mai dire mai, ma non so se eh, le avrei ottenute. Ecco, Paolo fa da tutor, e mi segue in generale, insomma. Tu invece con Anna hai fatto qualche chiacchiera oppure, oppure no? Visto da, da naviga a naviga, no, assolutamente sì, anche perché eh, magari Anna non è direttamente presente ai test, quindi non svolgiamo direttamente il lavoro sul setup o quello che può essere la scelta gomme. Ma posso assicurare che il lavoro con Anna è al di fuori della gara stessa perché mh, ci sono talmente tante cose al di fuori di una gara, come può essere i vari report dei test delle gare. E non ti nascondo che Anna mi ha veramente aiutato tanto su questo e quindi la ringrazio perché mi sta aiutando a crescere sia personalmente e secondo me anche a livello di equipaggio perché è un qualcosa che ci può aiutare in un futuro come anche durante il proseguo della stagione. Eh, insomma sicuramente sì, Io penso che l'esperienza no? e anche la disponibilità che riconosciamo ad Anna sarà sicuramente molto molto importante. Eh, Giulio, un po' forse mi hai già risposto a quello che ti vorrei chiedere adesso, però la domanda la faccio comunque. Diciamo che eh, prima eh, di questa stagione, insomma, ci sono state tante chiacchiere, un po' di tribolazioni, capire come no? sarebbe stata gestita la squadra di Peugeot Sport Italia. Siete arrivati in questo setto, quindi con eh, Tommaso e Nicolò eh, in gara. e Feo naturalmente e questa figura da coach definiamola così tutor da parte di Paolo Andreucci. Ecco sei soddisfatto adesso puoi dire di essere soddisfatto delle scelte fatte visto che era un assetto non proprio del tutto scontato mi prometto. No modo. non era scontato non è stato fino all'ultimo anzi fino alla giornata della conferenza stampa la sera precedente perché poi dopo per chi si ricorda l'evento è stato tutto deciso all'ultimo momento ehm, noi avevamo il il grosso tema di Paolo Andreucci sul fatto che potesse proseguire oppure no con, con Peugeot. Abbiamo voluto comunque tenerlo all'interno della squadra perché Peugeot è Andreucci e Andreucci è Peugeot. Non a caso eh, Paolo è diventato Motorsport Ambassador, come lo è ad esempio Stefano Corsi, l'ambasciatore di Peugeot per il prodotto di serie, Paolo è il Motorsport Ambassador per le vetture da competizione e soprattutto non abbiamo, voluto, abbiamo voluto capitalizzare tutta l'esperienza, tutta la conoscenza e l'abilità che ha eh, Paolo in questo ambito per eh, cercare di scaricarlo a terra nel programma attuale di quello che è il rally per Peugeot in Italia quindi il Peugeot Competition ma anche l'impegno da ufficiale è chiaro che è una configurazione diversa rispetto a quella dell'anno scorso in cui avevamo appunto la 208 T16 guidata da Paolo e in una, invece in una stagione 2019 in cui abbiamo un'unica vettura che è la 208 R2B che è una vettura utilizzatissima nei vari campionati è la, la vettura più ehm, sfruttata nel senso buono del termine a livello rellistico italiano e eh, permette anche a Peugeot di essere appunto il marchio, come ho detto all'inizio, più utilizzato da sempre nei, nei rally. È un'auto eh, globalmente molto competitiva, molto affidabile, l'abbiamo visto anche con le, le nuove Ford Fiesta che hanno esordito appunto nelle nel due ruote motrici. E Paolo in questo contesto si è inserito perfettamente secondo il nostro punto di vista perché sta facendo un ottimo lavoro, ha una, eh, un grande entusiasmo, vuole trasferire eh, informazioni, conoscenza, esperienza soprattutto a tutte le persone con cui ha a che fare e quindi per me la cosa funziona. Poi vediamo a fine della stagione i risultati che porteremo a casa, come sempre. Sì, sì, insomma, per molestando, che lui poi ancora voglia di correre, però magari chissà, qualcosa vedremo naturalmente. Eh, prima o poi succederà. Tommaso, ritorno un attimo a te: um, giovani, rally, se ne parla, se ne parla sempre forse mai abbastanza, però mi viene, mi viene da dire. Eh, L'impegno di Peugeot Sport è arcinoto, ne abbiamo parlato a lungo anche già nel corso di questa puntata, eh, secondo te invece a livello proprio di campionato italiano, quindi guardando un attimo al, al di fuori della realtà di Peugeot, si può fare ancora qualche cosa? Diciamo che qualche segnale... Arriva dal mondiale, abbiamo visto qualche vostro collega, insomma, che ogni tanto riesce a portare a casa dei risultati importanti, però poi ci vuole la costanza, la continuità anche dei programmi, secondo me. I risultati sì, anche, però anche di un programma se non corri tanto e regolarmente è difficile, eh? è difficile. Sì, lo stare in macchina è veramente importante per noi perché, comunque, eh, per essere competitivi a lungo termine è eh, eh, L'importanza è fare chilometri, no? come si dice. Quindi eh, le cose principali per noi non sono le gare, perché le gare sono la fine di un, di un lavoro. No? Il, il grande lavoro nostro è durante i test, durante i test dove possiamo lavorare sulla macchina in maniera più concreta. Eh, e la gara, come ho detto, è un cioè si va a chiudere un, sì, un, la, fine, diciamo, di un percorso, la fine di un percorso certo. che poi può andare bene o come può andare male, però il grande lavoro è durante i test. Insomma, quindi bisogna stare tanto in macchina e dare la possibilità che questo possa, possa accadere. Direi che il messaggio è assolutamente chiaro. Eh, siamo proprio in chiusura, però rapidamente, visto che siete con noi in studio per la prima volta qui a Safe Drive Motorsport, una descrizione brevissima l'uno dell'altro, me la fate. È due anni che io corro con Nicolò, ci siamo trovati per caso. Eh, L'affiatamento fra di noi è veramente incredibile, sia all'interno della, della macchina perché... All'interno della macchina lo spazio è molto stretto, se non, se non stai bene, se non, stai bene non, non puoi arrivare a certi risultati. E, ma non è solo in macchina, ma è anche a livello proprio familiare che si è venuto a costruire un bellissimo rapporto proprio fraterno. E noi non stiamo più di due giorni senza sentirsi perché comunque anche per dirsi due, due cavolate, due vischerate, come si dice... Si dice in terra mia, in toscana, ma l'affiatamento è veramente, è veramente importante fra di noi e lo ringrazio per, per quello che, che sta facendo e che farà, spero. Adesso prova a dire qualcosa di negativo sul mio naso, <ride> se ci beh, riesci. <ride> no, no, sto beh. scherzando ovviamente. Scherzo. Ma sai, non sono solo poi alla fine i lati positivi, no? In macchina, perché ce ne sono comunque altri che prendiamo tra virgolette negativi, nel senso che ognuno poi ha il proprio carattere, quindi bisogna essere in grado di capirsi. L'uno con l'altro perché mh, non è tanto l'andare forte in macchina, perché l'andar forte in macchina mh, si, si costruisce, ma riuscire a capire la persona che hai a fianco perché tante volte mh, col tono di voce Tommaso capisce quello che voglio dirgli, quello che voglio trasmettergli e viceversa, quindi conosciamo a vicenda i nostri punti deboli e quindi cerchiamo di colmarli insieme. Quindi ti posso dire che mh, secondo me lui è cresciuto tanto e io sono cresciuto tanto con lui. Quindi è un po' una simbiosi ecco eh, insomma e di questo ovviamente contenta più Sport Italia <ride> chi se no assolutamente eh. sì no ma... anche gli appassionati i tifosi è fondamentale che è, la squadra di eh, prima di tutto l'equipaggio ma poi tutta la squadra funzioni bene perché come ha detto bene Tommaso eh, fanno parte di una squadra ufficiale che è composta da tanti tecnici direttore sportivo tanti elementi che fanno parte di una sorta di eh, come posso dire un, un team complesso di, eh, con ciascuno un ruolo, ruolo diverso. Eh eh, sì. E deve suonare perfettamente per portare a casa quelli che sono i risultati che abbiamo casa. sempre portato a casa. Una bella armonia, diciamo, eh, sul sì, esatto. risultato di squadra, non è. Sì. Assolutamente sì. sì, è una grande squadra, ovviamente come sappiamo, noi siamo adesso in, in chiusura di questo appuntamento di Safe Drive Motorsport e quindi vado a ringraziare i nostri ospiti. Perciò l'equipaggio di Peugeot Sport Italia nel campionato italiano Dura Automotrici, Tommaso Ciuffi e Nicola Gonnella. Grazie, grazie mille a grazie. Grazie a per essere stati con noi e naturalmente grazie ancora una volta a Giulio Marco Dalberton, responsabile di comunicazione per Peugeot Sport Italia. Grazie a voi dell'invito. E per quanto ci riguarda, invece, beh, siamo appunto in chiusura di questa puntata. Perciò, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana con Safe Drive Motorsport.